Successo per la quarta edizione di Melloni Palloni Canzoni, che si è svolta a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, organizzata da Polisportiva Vera, Proloco, squadra di calcio San Valentino Torio e Comune di San Valentino Torio. La serata ha previsto i festeggiamenti dello scudetto della squadra del Napoli, organizzati dal Club Napoli di San Valentino Torio. Come degustazione, la tagliata dell'anguria, pane con carne di pecora, assaggio di pasta e fagioli, torta, vinaglianico del Sannio. Inoltre esibizione del Mago Russell e concerto di musica napoletana di Espedito De Marino. Presentata la squadra di calcio del San Valentino Torio che disputerà la promozione, traguardo storico che cammina in parallelo alla costruzione del nuovo stadio che permetterà di disputare partite di Serie D. Bellissimo scenario dove si mangia le angurie, si mangia la braciola, si mangia pasta e fagioli. Ringrazio tanto l'amministrazione che si è impegnata in questi giorni. Ringrazio molto il presidente della Proloco Antonio Mastola che mi è stato vicino e tanti amici in questa giornata di difficoltà mi hanno dato una mano. Sono alle 5 stamattina, speriamo che non mi viene sonno. Vediamo un po', volevo parlare prima di agricoltura, però i giocatori se ne devono andare, parliamo di pallone. Era un sogno ormai finito già 10 anni fa, si è rinnovato con gli amici dell'AS di San Valentino, Sergio Vilardo, presidente Luigi Tortora, che dovevamo fare la seconda categoria, però all'improvviso questa bella, diciamo, trovata del titolo di promozione. Era un sogno svanito, invece si è rinnovato. Invece al sindaco ho detto quante volte, dammi il campo perfetto e ti porto la Serie D. Ce la facciamo. Onoriamo il nome, onoriamo tutti quelli che devono avere i soldi, sicuramente. Sto già lavorando e la cosa più bella è che abbiamo avuto dei esperti tutta la zona di Battipaglia, Ponte Legnano, Eboli, Palomonte, Campolongo. Ho preso già per loro un ristorante perfetto. Da questo striscione alle nostre spalle, la storia siamo noi. La prima squadra cittadina è il San Valentino e sono i colori giallorossi. Questa è la nostra maglia. Da quest'anno il San Valentino veste Nike. Abbiamo voluto alzare un po' l'asticella. Abbiamo preso il titolo di promozione della Sarnese e abbiamo obiettivi importanti. Quindi chiediamo a tutti gli amici tifosi di starci vicino, a tutti gli imprenditori di seguirci e di sostenerci. Ora passo la parola al sindaco Michele Strenese che sarà insieme a noi in questa bella avventura della promozione e poi faremo parlare il presidente Luigi Tortora. Prego Michele. Buonasera, buonasera a tutti i presenti e grazie al San Valentino Calcio 1975. Io inizierei, mi permetto, con un bel applauso per questa squadra, per questa società di incoraggiamento, perché loro hanno, come dire, fatto questa sfida di acquistare un titolo di promozione. Dopo un ottimo campionato quest'anno in seconda categoria, sono arrivate ai playoff, però si punta quest'anno ad altri obiettivi. E io come sindaco, ma tutta l'amministrazione comunale che siamo qui, come dire, essendo questa un po' la prima squadra del paese, quella storica, diciamo così, no? Appunto 1975, San Valentino è nato quando sono nato io, è un anno buono. E quindi ci fa piacere, tra virgolette, patrocinare la loro attività. Sappiamo benissimo che ci sono tante altre associazioni sportive nel paese, quindi in bocca al lupo a tutti, a tutte le associazioni sportive, ma diciamo che la prima squadra,
quest'anno gioca un campionato importante e quindi dobbiamo dargli una mano nei limiti del possibile. Ovviamente complimenti ad Alfonso Fiumarella anche per aver organizzato questa serata, ma ai due presidenti Luigi Tortora e Sergio Velardo, ma a tutta la società, davvero complimenti a tutti, ma alla squadra, allo staff tecnico, l'allenatore Di Carlo, in bocca al lupo, è un grande allenatore, ma soprattutto la squadra. Alcuni di essi hanno già giocato nel San Valentino, molti di essi in questi ultimi anni, ma anche questo anno. E noi dell'amministrazione, qui c'è il presidente del Consiglio Comunale, l'assessore Pascale, c'era pure il vice sindaco che invito a salire qua, se c'è qualche altro assessore, gli facciamo davvero un in bocca al lupo. Come sapete, noi abbiamo ottenuto un importante finanziamento per il campo sportivo, 700.000 euro, che serviranno per ristrutturare finalmente dopo tanti anni il campo sportivo di San Valentino. Ci metteremo anche qualcosa di nostro ancora, perché 700.000 euro non sono sufficienti per quello che vogliamo fare: erbetta sintetica, ristrutturazione della tribuna, messa a norma. Stiamo facendo un piccolo mutuo per metterlo vicino a questa somma e nei prossimi mesi inizieranno i lavori e avremo finalmente a San Valentino un campo sportivo degno di nota, ma anche degno di quello che tutti voi associazioni sportive volete fare. Il San Valentino vuole fare appunto un campionato di promozione, ma poi ci aspettiamo pian piano le promozioni nelle serie più, diciamo, prestigiose ancora. E quindi davvero in bocca al lupo. Io ricordo una cosa importante in questo paese, lo voglio ricordare a tutti, soprattutto agli smemorati: quando io diventai sindaco nel 2015, il campo sportivo di San Valentino era sequestrato dalla magistratura da ben 5 anni, era tutto fermo, le squadre di San Valentino, qualsiasi squadra, doveva andare a affittare i campi negli altri, le strutture nelle altre città, negli altri comuni, perché avevamo un campo sportivo sequestrato dalla magistratura che non si riconosceva più. Quando siamo entrati nel campo sportivo, dopo averlo fatto sbloccare dalla magistratura, abbiamo dovuto prendere le pale meccaniche per buttare tutto a terra e rifare tutto da capo. In questi anni abbiamo cambiato già il volto di quello stadio e nei prossimi mesi faremo una cosa straordinaria per questo paese, ma soprattutto per lo sport e in particolare per il calcio. E quindi complimenti a chi ci mette la faccia, rischia di sé per far divertire le persone. E quindi grazie a voi, grazie a tutti quanti voi. Noi per la fine del nostro mandato, che scade fra 2 anni, avremo un campo sportivo davvero rinnovato. E io per questo ringrazio in particolare l'assessore ai lavori pubblici, Rosanna Ruggeri, il vice sindaco, ma tutta l'amministrazione, perché ci teniamo tantissimo a questa cosa. E quindi, ragazzi, in bocca al lupo e dateci delle belle soddisfazioni. San Valentino lo merita. Grazie, grazie al sindaco, grazie per quello che sta facendo per il paese e soprattutto in questo momento per lo sport in particolare. Volevo passare la parola al presidente Luigi Tortora. Prima però permettetemi di dire una cosa, voglio anche io fare l'in bocca al lupo alle altre squadre presenti sul territorio, però ricordatevi che la storia, i colori giallorossi ed il San Valentino tramandato da padre in figlio siamo noi. Bravo, bravo. Prego Luigi, racconta un po' la nostra storia, nata 3 anni fa per una scommessa. Il San Valentino era praticamente fallito e noi decidemmo di ripartire dalla terza categoria e in 2 anni abbiamo creato una scuola calcio, giusto? Che mancava a San Valentino da tanti anni, c'era un'altra realtà, ma il San Valentino era da anni che non aveva una scuola calcio. Ora, per la testaccia di questi due, ci ritroviamo in promozione e con una scuola calcio ancora più forte, con uno staff tecnico di alto livello come nella prima squadra mister Di Carlo, mister D'Ambrosi, mister Nicola Andrea Mascola,
e ce ne sono tanti altri anche di giocatori che non sono presenti perché sono in ferie. Presidente, invita un poco i tifosi a sostenerci, un poco gli imprenditori a aiutarci. Allora, innanzitutto grazie, volevo ringraziare l'amministrazione comunale che veramente sono felice di avervi con noi in maniera molto forte. Si vede l'amore per questo paese e si vede l'impegno che ci stanno mettendo sia a livello che calcistico che non. Mi auguro che avranno vita lunga perché se lo meritano veramente. Gli vorrei fare un applauso solo per quello che stanno facendo. Per quanto ci riguarda, io quest'anno abbiamo fatto un passo un po' azzardato, lo so, ne sono consapevole, ma cerco di riportare un calcio che conta qui a San Valentino, che manca da un bel po'. Volevo ringraziare tutto il mio staff, dal primo all'ultimo, da chi mi ha seguito da 3 anni ad oggi, al mio amico Sergio Velardo, ringrazio gli sponsor che ci sono stati vicino, a quelli che verranno, a quelli che stanno in trattativa, ma l'unico rammarico che ho, spero che quest'anno mi fate ricredere, il vostro appoggio. Voglio fare un invito a tutta la società di San Valentino a ritornare al campo, a far ritornare i bambini a divertirsi, a calciare un pallone, non stando sempre sui social. Il San Valentino riparte da loro, da questi bambini qui, dai piccoli, quindi non mi voglio dilungare, vi invito tutti e mi aspetto l'appoggio di tutti al campo. Ora passo la parola al mister De Carlo, che mi affiancherà in questa avventura da trascinatore. Ho passato un guaio, buonasera. Detto Luigi, non mi fa parlare. Niente, io volevo ringraziare l'amministrazione comunale e chi ha organizzato questo evento, veramente molto bello, complimenti, perché oggigiorno organizzare degli eventi non è facile, quindi va bene, comunque con l'appoggio dell'amministrazione comunale. Niente, promesse non se le fanno, io quello che posso dire è che ci suderemo la maglietta e onoreremo il San Valentino. Grazie e forza San Valentino. Semplicemente volevo salutare tutti gli sportivi di San Valentino, sempre un pubblico appassionato, un pubblico competente, e questo paese merita sicuramente palcoscenici diversi. Pensate, qui vicino a noi San Marzano quest'anno disputerà la Serie D. Noi stiamo, è una bellissima realtà, noi stiamo arrivando, quindi ci impegniamo sempre per far crescere questo paese. Ringraziamo l'amministrazione comunale, i miei amici qua, 2 presidenti, Tortora Velardo, l'amico Alfonso Fiumarella, anche lui presidente, sempre in mezzo al calcio, sempre presente. E voglio dire semplicemente, non vi aspettate che il paese possa fare qualcosa per voi, ma cominciate anche voi a fare qualcosa per il paese. Sosteneteci, mandate i vostri ragazzi a fare sport, a fare scuola calcio. Mi raccomando, vi aspetto, grazie, la storia siamo noi, forza San Valentino, forza a tutti, grazie. Grazie mister Vastola, si sente il cuore, si sente la passione, si sente l'emozione di chi ha vissuto questa maglia, di chi ha gioito e anche chi ha pianto, perché le squadre di calcio sono così. Ora una cosa sola vi chiedo, può essere che siamo sembrati un poco dei folli nel tentare la promozione di prendere questo titolo, chiamateci anche pazzi, però non negate l'amore per il paese, non fate in modo che continui la disaffezione che di solito stiamo vedendo nei campi sportivi, tante volte si vede solo la televisione, Sky, invece fate in modo che tutti possano venire al campo come lo era un tempo, come lo erano quando i nostri genitori erano lì con quella maglia giallorossa, quindi tutti al campo con la bandiera giallorossa a gridare forza San Valentino, perché San Valentino lo merita.
Sì, giusto a volo i ragazzi presenti. Paolo Di Marella. Francesco Sanziano. Daurio Mirko. Marrazzo Carmine. Michele Bifulco. Strianese Mario. Arzeo Simone. Danilo Castaldo. Bello Francesco. Buono Carmine. E ne mancano ancora tanti che sono in ferie. Forza San Valentino e seguiteci! E per me Michele Sirica! Michele Strianese, grazie. E basta. Stop. Ci capiamo noi. Allora, io voglio ringraziare la Polizia Municipale che comunque ha coordinato tutto l'evento, è stato impeccabile, il comandante e tutti i vigili urbani. Poi voglio ringraziare, per forza, perché questa festa, voglio dire una cosa, è stata organizzata dai ragazzi, da Giumarè, ma soprattutto i tifosi del Napoli, ok? Tifosi del Napoli, io mi ho fatto a Napoli, però i tifosi del Napoli, quelli che hanno collaborato con me, è giusto economicamente. Voglio ringraziare soprattutto a Franco D'Ambrosio, senza di lui questa festa a 5 anni che mi sta dicendo, un obbligo vince lo scudetto, un obbligo noi dovevamo fare questa festa, vi ricordate, a maggio. Siccome che è successo quello che è successo, lo sappiamo tutti, abbiamo rispettato un po' la situazione, abbiamo colto l'occasione per stare qui stasera e io devo dire, ringraziare queste persone. Franco D'Ambrosi, che il cuoco che è stato da 5 anni, mi sta lavendo la capo, schizzando facendo la festa, non l'hanno mai fatto. Grazie Franco, perché veramente non c'era mai sta stasera, il cuoco, mi c'è tutto. Poi voglio ringraziare i fratelli Longobardi, i pubisti, voglio ringraziare la pasticceria Aurora Franco, voglio i vini Corvino, vino Corvino, voglio ringraziare Antonio Saggese che ci ha fatto mettere la roba in frisch, tutto cose, la vita mia. Voglio ringraziare la Megar che ci ha offerto la torta è stata offerta dalla Megar a nome di Lucio Carille. Voglio ringraziare a Giovanni Macciolo, che ha fatto le cose tutta, i giocatori qua, li sa come, a Giovanni. Allora, io soprattutto la città, voglio ringraziamento soprattutto ai tifosi del Napoli, io voglio dire grazie, io lo so che quando parto devo partire, però voi mi date la fiducia veramente di andare avanti, subito, quando serve, come fa, pensiamo qua, e questo è importante. Però bisogna partire, non è che mi cerca prima i soldi e poi facciamo, no, via, ma parte. Poi si vede, invece io quando parli di questo Ronaldo sono impeccabili, per la verità. E voglio ringraziare tutti voi, mi dispiace, anzi voglio dire un'altra cosa, siamo stati anche al cimitero, se qualcuno non lo sa e qualcuno è venuto, è stata una bellissima festa dove siamo andati a trovare i nostri defunti tifosi del Napoli. Con la banda siamo partiti la mattina, qui siamo andati al cimitero, abbiamo portato la rosa, soprattutto siamo andati a trovare i 3 ragazzini. Comunque è stata una bellissima, quella è stata per me la vera, una bellissima festa. Perché andare a trovare i morti non è. È stata veramente una cosa bellissima, bellissima. Perché io li volevo anche qui questa sera. Te lo scioglio anch'io, si mica mangio. Ma non lo so quanta gente festeggiavamo, comunque io penso sempre a loro, forza Napoli, grazie a tutti, grazie sindaco, grazie. Il mio amico l'agronomo Giovanni Annunziano. Ciao Giovanni, spiego un po' a tutti quelli che noi facciamo tutti i giorni e che aiutiamo le aziende ad andare avanti, perché i problemi ci sono, diciamo, le temperature non sono come prima, e io che tutti i giorni faccio meglio del produttore, parli tu. Buonasera a tutti, sono Giovanni Annunziata e sono un tecnico nel settore agricoltura, vengo dalla provincia di Salerno e opero nella Diana del Sele. No, vabbè, stasera intanto ringrazio Alfonso Fiumarelli e il figlio che mi hanno invitato a questa bellissima festa,
non sapevo di parlare del, diciamo, dell'anguria, però il tema è anguria, quindi giusto due parole sull'anguria. Forse maggiormente quest'anno è stata una delle colture più impegnative delle altre, nel senso che l'anguria è una pianta che va gestita dall'inizio per poter fare in modo che alleghi bene, e questa crescita deve essere fatta in modo regolare, quindi bisogna gestire bene le irrigazioni, le concimazioni e quant'altro. Quindi oggi, maggiormente oggi, quando mangio le fette di anguria, in quel momento mi viene davanti tutte le difficoltà che abbiamo avuto a produrre anguria. Io ho soltanto supportato il signor Alfonso Fiumerelli e il figlio Paolo, però diciamo sulla parte tecnica, ma il grosso l'ha fatto Alfonso, perché vi lascio immaginare, Alfonso ha la parte più impegnativa, nel senso che l'azienda agricola trapianta le piantine, le porta a un certo punto, però poi Alfonso le prende per sé, le accudisce e deve curare quella ultima fase fino alla commercializzazione, che è la parte molto delicata. Vi lascio immaginare se nel corso della produzione si sbaglia un'irrigazione, una concimazione, si rischia che l'anguria non abbia quella consistenza, non abbia quel colore, e si possono verificare delle lesioni all'interno. Quindi l'anguria è una sorpresa, quindi solo con l'esperienza e con l'attenzione dovuta si riesce ad avere un prodotto di qualità. Quindi io ripeto, i complimenti voglio fare Alfonso e il figlio, che dalle 5:30 già stanno nelle piane del sele. E quest'anno, con le temperature anomale, e vi lascio immaginare, ha piovuto fino a maggio-giugno, poi abbiamo avuto temperature di oltre 40 gradi, quindi la pianta va in blocco totale. Però grazie all'esperienza, grazie alla determinazione di Alfonso, penso di aver fatto un ottimo prodotto. Quindi grazie a Paolo, grazie, e saluti a tutti, grazie dell'attenzione. Questo paese per me è un grande popolo, io dico sempre, è la ciliegina sulla torta dell'anno. Vi ringrazio, adesso è a mangiare. Thank you.
Ecco, carissimi utenti, sono qui in Piazza Medola a San Valentino Torio, sono in presenza con il maestro Espedito De Marino che si esibirà questa sera, realizzerà un concerto di musica napoletana. Sì, in occasione dei 20 anni della dipartita del grande amico e maestro Roberto Muro, lui ha avuto questo privilegio di essere stato al suo fianco 16 anni, dall'87 al 2003. Gli dedicheremo questo concerto, ma non solo a Muro, ricorrono anche i 100 anni della nascita di Aurelio Fierri e gli 80 anni di Raffaella Carrà. Ecco, su cosa si baserà il vostro concerto? Un repertorio che raccoglie i più grandi successi della canzone napoletana, rivisitati, un sound senza pletoriche orchestrazioni ma con slanci moderni, ma sempre nella tradizione. Ecco, un'ultima domanda, secondo lei giustamente che direzione sta prendendo la musica napoletana, la canzone napoletana, cioè in questo periodo postmoderno? Rispondo come rispondeva il grande Muro, non morirà mai, è la nostra, il nostro pentagramma identitario, e ci saranno ancora Pino Daniele, ci saranno ancora i grandi come Enzo Gragnaniello e tanti autori giovani che lasciano ben sperare. Sono con il dottore Giovanni Annunziata, agronomo, siamo proprio qui tra Corso Umberto I e Piazza Medola a San Valentino Torio. Perché la sua presenza? Perché in effetti il titolo della manifestazione si chiama appunto Meloni, Canzoni e Pallone. In realtà si occupa di agronomia e il tema riguarda appunto i meloni, ci sarà la tagliata dell'anguria, quindi i visitatori potranno gustare una fresca anguria. Ecco, come mai la sua presenza? Buonasera a tutti, sono Giovanni Annunziata, sono un tecnico in settore agricoltura, vengo dalla provincia di Salerno, da Eboli, e lavoro con la società Spazio Verde, che è una rivendita di prodotti per l'agricoltura. Diciamo, sono qui perché quest'anno sono stato vicino ad Alfonso per quanto riguarda la cura delle angure. È stato un anno molto molto duro, molto impegnativo, però sono contento perché abbiamo ottenuto dei risultati veramente molto soddisfacenti. No, infatti, intervistando i visitatori, altri visitatori, le angure sono risultate molto fresche. In realtà questo è il clima adatto, anche se la temperatura è un po' elevata, per le angurie? No, assolutamente, quest'anno è stato un anno veramente straordinario, non ci aspettavamo temperature elevatissime e infatti le angurie hanno sofferto tantissimo, però grazie ad Alfonso, alla sua esperienza e da parte mia, la parte tecnica, siamo riusciti comunque ad ottenere un ottimo prodotto. In effetti l'agricoltura, il settore agricolo sta preventivando in pratica anche di combattere il forte caldo per quanto riguarda i prodotti agricoli. Fa molto bene perché in effetti i prodotti sono ben mantenuti. Allora, nonostante il caldo imprevisto, però siamo oggi avanti per quanto riguarda le nuove tecnologie, siamo in grado di poter proteggere anche sia la pianta che il frutto da queste alte temperature usando dei prodotti comunque residui zero che vanno a proteggere un po' sia la buccia che la pianta. Ecco, questi prodotti che tutelano in realtà i prodotti agricoli sono prodotti non chimici ma vegetali. Non solo, ci sono anche dei prodotti chimici, però noi cerchiamo di prepararci a quello che è residuo zero, quindi prodotti quantomeno che non creano problemi alle persone, prodotti di innovativi, se vogliamo. Innovativi. Ecco, dottore, un'altra ultima domanda, il titolo, questa denominazione, Meloni, Pallone e Canzone, in effetti è un tema ad hoc, lei cosa ne pensa? No, è un tema ad hoc, però voglio fare i complimenti ad Alfonso perché lui è lungimirante in certe cose, quindi io l'apprezzo e lo stimo tantissimo proprio perché guarda avanti e questo è importante oggi, ad avere un occhio al futuro. Lui è molto avanti, quindi questa cosa, sto connubio, a me piace tantissimo, a dire la verità. Con il sindaco stenese, sindaco di San Valentino Torio, già presidente anche della provincia di Salerno, sindaco, una serata ad hoc per San Valentino Torio, Meloni, Canzoni e Palloni, un titolo che in realtà trascina sicuramente molta gente qui in piazza a Medola e anche su Corso Umberto I, anche perché ci sarà l'esibizione del Mago e ci sarà l'esibizione anche musicale di Espedito De Martino. Prego. Sì, è una bella serata inquadrata nel programma dell'estate sanvalentinese che abbiamo voluto organizzare insieme alla Polisportiva Vera di Alfonso Fiumarella, insieme al San Valentino Calcio, insieme alla Proloco. Quindi una sinergia importante, stiamo facendo tante iniziative, domenica scorsa c'è stato Michele Placido, l'altra domenica Simone Schettino, stasera una serata paesana con tanti amici, tante iniziative, musica con Espedito De Marino, il grande maestro De Marino,
il Mago Russell, tanti altri interventi. Poi c'è anche la festa del Napoli che abbiamo dovuto rimandare qualche mese fa per dei lutti che avevano colpito la nostra comunità, e quindi stasera abbiamo messo su una serata organizzata qui in paese con le varie associazioni. Ecco sindaco, giustamente una serata ad hoc, parlavamo anche dei meloni che si sono mantenuti molto bene, hanno avuto successo, i prodotti agricoli che continuano ad essere il tessuto vincente dell'economia. Allora, sono qui con Alfonso Fiumarelli, vedete tanta gente, tanti visitatori, davvero un successo di questa manifestazione. Questa è la quarta, io sono un esperto di angurie, di agricoltura e di calcio, metti insieme, e di musica, perché la musica ci fa bene. E senza il calcio, senza lo sport non si va avanti. Tanto è vero che io dico sempre, chiamo la vita, amo lo sport, chiamo lo sport, amo Dio, e ci deve dare sempre la forza di andare avanti. Quando parliamo di agricoltura nell'agro e nella piana sele, questo è sviluppo economico, e se noi abbandoniamo questa l'agricoltura, poi tutta la logistica, penso agricoltori, commercianti, trasportatori, è tutta una cosa che va male. In questo momento un po' le temperature, un po' la quarta gamma, un po' la grande distribuzione ci ha messo un po' sotto tiro a noi. Allora noi dobbiamo, per fare le cose buone, bisogna fare squadra, bisogna aprire un OP e per andare avanti. Senza la squadra noi non possiamo fare niente. Io sto progettando 20-30 aziende di mettere insieme, di fare un consorzio e di aprire le nuove linee commerciali, ma le nuove linee commerciali, non la grande distribuzione, aprire tanti punti vendita in tutta Italia e di vendere noi il nostro prodotto. Non possiamo andare nelle grandi distribuzioni, oppure perché non si sente bene. Scusami Alfonso, quindi l'obiettivo tuo è quello di aprire un consorzio. Il consorzio però in realtà non si deve rivolgere alla grande distribuzione, quindi quale sarebbe la differenza tra il consorzio e la grande distribuzione, cioè l'operazione che vuoi fare tu rispetto alla grande distribuzione? Perché adesso la grande distribuzione i fornitori sono già pieni ed è difficile noi entrare, però noi non vogliamo far vendere il nostro prodotto, non lo vogliamo svendere come si fa in questo momento. Io cercherò tanti contadini di dare una mano e di fare una forza di questi contadini, sia nell'agro sia nella pianesile. Ci sono qui con il pubblico, è una serata dedicata alle canzoni, ai meloni e al pallone, perché viene presentata anche la squadra di calcio della Polisportiva San Valentino. Cosa ne pensa? È una bella iniziativa e siamo contenti soprattutto perché siamo insieme, e quando siamo insieme è sempre bello. Ecco, è vero, infatti qui ci pensa lei di questo evento? È una bella iniziativa che ci offre la nostra comunità per farci stare insieme e godere di questi attimi d'estate. Ecco, in realtà sul manifesto ci affissa una squadra del 1980, negli anni 80 la squadra andò per la prima volta in promozione. Lei si ricorda quell'anno? Un'ottima squadra, ha raggiunto degli ottimi risultati. Diciamo fu un ottimo campionato, fu soddisfacente per i tifosi, vero? È durato più di un anno, non è per un periodo abbastanza lungo, sì. Quindi è stata davvero una storia, insomma. Sì, sì, sì. E lei quale partita in erito si ricorda di più? Io addirittura mi ricordo i nomi dei giocatori, quasi tutti. Prego. Tipo Iapicca, che era il libero, era il più forte della squadra. È una manifestazione dedicata a un misto tra canzoni, palloni e meloni. Cosa ne pensa? È un'idea fantastica. È bella, è carina la cosa, tra meloni, canzoni, va benissimo. È divertente. È divertente, sì.